È una rete, sì, è una rete, santo, è una rete. Che ha portato oltre a questo scelto altre persone, non so se potrei toccare con mano, con aziende, quindi capire il processo nuovo aziendale e quindi avere un confronto molto più ravvicinato rispetto a quel bellissimo avere con i mezzi. Uno studio professionalità un rapporto sempre preferito, un rapporto molto vivo con materiale, con tutto il processo concettuale dello studio. Facciamo ancora oggi modelli con stampati 3D, abbiamo una materioteca, quindi abbiamo un rapporto diretto con la competenza che abbiamo, le palette, le volumi, le materiali che immaginiamo, e quindi per me fare questo tipo di esperienze toccando con mano Luigi, volevo chiederti anche il tuo punto di vista rispetto a questa opportunità di convivialità e di conoscenza di altri tuoi colleghi. La prima domanda che ti faccio: quanti colleghi nei vari incontri che abbiamo fatto, tu sei stato presente, se ricordo bene, anche al Museo della Pace, eccetera. Esatto. Quante persone hai potuto poi conoscere di più che non conoscevi? Tante, perché poi la forza dialettica è la base, penso, della curiosità umana, quindi in qualche maniera conoscere tante, alcune ne sento, ho avuto rapporti, anche ci siamo rivisti a Napoli, ci siamo rivisti in altri incontri organizzati sempre in rete. Quindi è stato bello e piacevole. Bene, un'ultima cosa che ti volevo chiedere e ti ringrazio di questo. Confronti con chi su, anche noi immagini, abbiamo avuto invece uno sviluppo, una faccenda imprenditoriale o uno studio che si occupa di altri settori che penso però ti è capitato di affrontare. Ritieni quindi in conclusione che ci sia la possibilità anche tra voi professionisti di questo scambio di know-how, di esperienza, cioè anziché essere chiusi e solitari, come ha detto un tuo collega, uscire un po' dal vostro guscio nel quale voi inevitabilmente siete da soli. Sempre così immaginato che la forza vera, quasi la ricerca, sia il confronto positivo, negativo, il contrasto, la discontinuità. Penso che faccia sempre linfa a quello che facciamo in rapporto umano e in rapporto professionale. Purtroppo, avendo anche vissuto come psicoscienza di un rapporto, quando Luciano ha fatto l'Argentina, non è la facoltà di ingegneria, vengo il presidente di fare commissione a lui, alla fine sono risoluto, ai tempi chiusi e che non si riesce a, sempre riuscito a fare. Quindi questo tentativo di mettere in comunicazione mondi chiusi ritieni che sia proficuo? Perché non c'è tessuto che cresce con il rapporto con te, con la competenza, perfetto, lo sociale, lo stato, la vita quotidiana, che sono ben supportati invece da iniziative, da rapporti. Quindi quello che si dovrebbe ordine invece di organizzarsi sotto sotto il profilo degli eventi informativi, ma guardare la città in un modo di urban center, che è ipotizzato, ma non è mai partito. Poi il partito in realtà mi sono scoperto con Urban Center a Fasano, un centro piccolissimo con Urban Center, che poteva stare a Milano, a Bologna. Vedi. Quindi dove lì ti metti a confronto, ti confronti con ciò che immagini del territorio, le sue criticità, le sue gioie, o addirittura mostre di dati personali, di progetti che sei stato invitato perché ti raffronti con i tuoi colleghi. Ottimo. Quindi è diventato
Grazie Luigi, grazie, ti sono grato per tutto quello che hai detto, perché ci stai dando comunque una grande soddisfazione, e quindi ti ringrazio di far parte della nostra comunità.